Francesco Birone, buonasera, benvenuto ad Agropoli. Buonasera. Sei classe 2000, però già un curriculum di grande rispetto, tutta la trafila con il Napoli, Juve Stabia, Cosenza, dico bene? Sì, sì. È un debole quello per le rovesciate, perché? Perché il 31 gennaio del 2016 la partita contro la Juve Stabia fece un gol di rovesciata molto bello da ricordare. Guarda, si è collegato subito un ex attaccante con la Roma che adesso gioca in Serie C, che è Scalzone, Angelo Scalzone, che salutiamo naturalmente. C'è anche l'addetto stampa della Agropoli, Bruno Marinelli, in collegamento. Sono già tanti. Come mai sei arrivato ad Agropoli? Perché non ci erano i presupposti per rimanere a Cosenza e mi è stato consigliato dai miei procuratori che era una piazza dove mi sarei potuto esprimere al meglio. E poi, conoscendo anche il mister, che persona era, sia come persona che come allenatore, non ci ho pensato due volte a rispondere di sì. Ecco, quando dici i miei procuratori, ma oggi un 2001 che viaggia con i procuratori, non sembra una cosa un po' particolare? Sì, guardi, a me, cioè, mi seguono, mi danno consigli, sempre non mettendosi tra me e le mie scelte, sono solo per consigliare, li stimo e per me va bene così. Agropoli come città già la conoscevi? No, è la prima volta che mi trovo. Sei proprio di Napoli tu? Sì, Napoli. L'impatto con la squadra com'è stato? Molto positivo, mi hanno accolto veramente molto bene, sia i compagni che il mister, veramente sono molto contento di stare qua. Le tue caratteristiche quali sono? Sono un giocatore molto tecnico che piace giocare con la palla. Sei un centrale, un esterno d'attacco? Trequartista, come ruolo proprio principale nella squadra, trequartista, poi che anche da punta centrale ha giocato questi ruoli centrali. Trequartista, diciamo, dovresti giocare fra le linee, fra il centrocampo e l'attacco, è un ruolo che, diciamo, nel calcio moderno un pochettino difficile da trovare, o mi sbaglio? Era un po' scomparso in questi anni, che però adesso ci sono anche molte squadre che giocano col 4-4-2, 3-5-2 e sta un po' ritornando. E tu col 4-4-2 tu sei una punta? Sì, ma seconda punta. Nel 3-5-2 è la stessa cosa? Sì, con il 4-2-3-1 come trequartista. E nel 4-3-3? Il 4-3-3 dove il mister mi colloca meglio, dove lui pensa che io possa giocare, la La tua esperienza a Napoli nel settore giovanile è stata un'esperienza anche molto nutrita, al di là della rovesciata tu hai fatto vedere delle belle cose più volte. Sì, Napoli mi ha preso da quando ero un bambino, mi ha fatto diventare veramente prima un uomo e poi un calciatore, e veramente devo tanto a Napoli. Sicuramente il Napoli è un settore giovanile di grande importanza e soprattutto di grande valore. Non a caso negli ultimi tempi si sta investendo sul Napoli, ma perché per esempio Caffarelli non ha creduto su di te? Queste poi sono scelte societarie che nessuno di noi conosce, quindi non saprei veramente come rispondere. Però credo che io ho dato tanto a loro come loro a me, è rimasto veramente un bel rapporto. Per quanto riguarda invece la tua avventura a Castellammare e a Cosenza, ce la racconti un po'? A Castellammare sono andato subito dopo al Napoli e veramente come Agropoli sono stato accolto molto bene, ho fatto i miei ultimi 4-5 mesi, devo dire, abbastanza bene, cioè giocando sempre. Poi si è presentato il Cosenza e sono andato lì ad agosto, ho fatto fine a dicembre. E poi non c'erano più i presupposti, cose dette e non fatte, e poi sono venuto qui. Quando ti hanno proposto Agropoli, cosa hai pensato? Mi hanno proposto Agropoli, subito ho pensato a una cosa positiva, perché poi, come ho detto prima, conoscendo anche l'allenatore che persona era, sia come allenatore che come persona, e seguendo dei consigli, subito non ho avuto dubbi a scegliere Agropoli. È passare da un importantissimo settore giovanile come quello del Napoli attraverso squadre blasonate come Juve Stabia e Cosenza, arrivare in eccellenza, non pensi possa essere un ridimensionamento per quanto ti riguarda? No, io
questi sono. Intanto c'è collegato anche Rino Guarino, che è un grandissimo tifoso del Napoli. Io credo che ogni giocatore debba fare il proprio percorso. Se si chiude una porta, si deve fare il giro, come dico sempre, il giro laterale. E stando qui può darsi che facendo bene mi si apriranno altre nuove porte, oppure stando proprio qui faremo bene a vincere. Questo è il mio piacere. Con chi hai parlato quando sei arrivato qua? Con Puglisi? In che senso? Il dirigente, il presidente Puglisi, Cerruti è in tournée, diciamo così. Sì, ho parlato sia con il presidente che con il mister e subito mi hanno fatto capire la loro fiducia in me, mi hanno detto quello che si aspetta. Tu sei arrivato qua con l'etichetta dell'Under, perché come è noto in Eccellenza quest'anno sono obbligatori 99, 2000, 2001, sei un 2000. Questo fatto che voi under arrivate nelle società, nelle squadre, perché c'è bisogno dell'under, non è il tuo caso perché qui già c'erano gli under, quindi tu sei un giocatore preso per la bravura, non perché sei under, voglio dire, non vi demoralizza un po' il fatto di essere under? Guardi, questo è il regolamento e dipende chi dentro di sé si sente un under è perché deve giocare proprio perché sia under oppure perché per la sua bravura, quindi dipende il modo di pensare della persona. Io credo che se uno crede nei propri mezzi e sa che può giocare anche se non è un under, per me questa non è una cosa che demoralizza. Pasquale l'argentino, Tandara è un rumeno che è molto bravo e tu siete le tre punte fisse, perché poi D'Attilio con il tuo arrivo dovrebbe ritornare a centrocampo. È una rosa di punte, devo dire, molto assortita questa qui. Vorrà dire che il mister nel futuro farà un 3-5-2 o un 4-4-2? Non so il mister come ci farà giocare, però credo molto nelle sue scelte, quindi ogni modulo che farà sicuramente ci farà giocare meglio. Hai visto lo stadio? È un bello stadio, hai visto? Sì. Ti aspettavi che una città come Agropoli avesse uno stadio così bello, così... Agropoli ha sempre fatto categorie superiori all'Eccellenza, anche come rosa di giocatori meritiamo molto di più, c'è anche loro, proprio come giocatori, i miei compagni che sono veramente molto bravi, e quindi penso che una squadra così, con uno stadio così, possa solo fare bene. La città come l'hai trovata? La città è bella, ora sto ancora esplorando, ancora devo conoscere tanti posti e piano piano i miei compagni sia di squadra che di casa mi stanno facendo conoscere un po'. Però è strano che un napoletano non conosca Agropoli, perché qui diciamo che il turismo è fatto soprattutto all'80% da persone da napoletani. Sì, però io sin da bambino ho sempre preferito Ischia a tutto. Allora, Ischia. E allora, avendo la fortuna di avere i miei nonni che abitano là, a Ischia sono sempre andato là in estate. Così la tua famiglia scoprirà anche Agropoli, E i tuoi familiari come hanno reagito, diciamo, a questo arrivo ad Agropoli, dal Cosenza Serie B all'Agropoli? Il passo è abbastanza lungo e all'indietro. La mia famiglia sta sempre con me in qualsiasi scelta faccio, sicuramente mi dà consiglio, pure il meglio per me, però senza mai mettersi tra me e il calcio. Mi ha sempre supportato quando non stavo al 100% del morale, mi ha sempre detto di stare con i piedi per terra quando lo ero. Quindi ringrazio e devo tutto a loro, ma è questo. Scopriamo il lato tecnico di Francesco Pirone. Destro o sinistro? Destro. Elevazione? Abbastanza bene. Velocità? Quindi dobbiamo dire soltanto nel campo. Sì, è quello che parlo. Sì, sei anche molto maturo. Il rapporto subito con i compagni è stato subito positivo, questo è un bel gruppo. Sì, un bellissimo gruppo, veramente molto positivo, subito mi hanno fatto sentire uno di loro, parte di loro, veramente sono molto felice di stare qua. Lo sai che ad Agropoli c'è un torneo internazionale da oltre 40 anni? Non lo so. E qui ha giocato Shevchenko, ha fatto 5 gol in 20 minuti una partita, qualcuno ci sta chiamando, noi ci chiudiamo. Ecco qui.
Se poi scoprire un po' anche la storia di Agropoli, di quello che c'è stato, ti renderai conto che è molto molto positiva anche sotto questo aspetto. Sicuramente stando qui, conoscerò come i posti, come la storia, sicuramente mi interesserà questo. Voglio lanciare un messaggio ai tifosi che ultimamente non sono molto positivi, nel senso che non vengono allo stadio. Posso solo dirvi che noi ci stiamo preparando al meglio, vogliamo vincere il campionato e stateci vicini che ne vedremo delle belle. Arrivi subito con una partita tosta, con l'Audax. Sì, la stiamo preparando al meglio, il mister ci sta veramente motivando per questa partita e speriamo di fare bene. Grazie dunque a Francesco Pirrone, speriamo che la prossima intervista possiamo fare a ridosso di 2-3 gol. La ringrazio, speriamo bene. Anche se, perché se va in doppia cifra in 14 partite sarebbe, vorrà dire che la Roma avrà vinto il campionato, non mi sbaglio. Lo spero. Io farò di tutto per arrivare a questo e spero che noi veramente riusciamo a vincere il campionato, perché è un gruppo, è una città che lo prende veramente. Grazie dunque Francesco. Grazie, arrivederci. E dunque noi con la diretta abbiamo anche incontrato per la prima volta questo giovane calciatore che ha già un ottimo curriculum, Napoli, Juve Stabia e Cosenza, che arriva ad Agropoli, e dunque usiamo questo nuovo modo di fare giornalismo perché riteniamo che possa essere di grande presentazione, speriamo anche di ottimo auspicio per questo giovane, lo è stato pure per Tandara, che è andato in gol, è andato vicino al gol, è andato in gol, ha fatto passaggi gol, e magari lo sarà anche per questo giovanotto napoletano che è la nuova stella del calcio Agropoli.